Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca questa mattina l'udienza di convalida dell'arresto dell'ottantenne che la scorsa settimana ha sparato ed ucciso la moglie malata all'interno del loro appartamento di Viale Giotto. È ancora molto sotto shock, sicuramente molto turbato e la scelta anche di non rispondere è proprio legata a questa grande situazione. È ancora sotto shock ed ha deciso di non rispondere alle domande del giudice Alessandro Sacchi, l'ottantenne che lo scorso venerdì ha ucciso con un colpo di pistola la moglie malata di Alzheimer. L'uomo si trova nel carcere aretino di San Benedetto, era stato arrestato subito dopo il delitto. L'accusa è quella di omicidio volontario aggravato dal vincolo del matrimonio. Questa mattina l'udienza di convalida il faccia a faccia con il GIP Stefano Cascone. L'impressione che dà è quello che ancora viva in un mondo suo. I legali dell'ottantenne chiederanno appena possibile una misura cautelare alternativa per l'anziano. In questo momento siamo remissivi a quelli che saranno i provvedimenti del magistrato, stiamo cercando una sistemazione, usiamo questo termine, proprio perché la casa è sequestrata, perciò ci sono dei problemi proprio logistici, diciamo. Sicuramente non è il luogo dove pensiamo che potrà stare, quindi appena troviamo una sede idonea faremo l'istanza perché possa uscire. Il delitto nella notte tra giovedì e venerdì all'interno dell'appartamento di Viale Giotto. Poco dopo la mezzanotte l'ottantenne ha impugnato la pistola ereditata dal padre mai denunciata e ha ucciso la moglie Serenella Mugnai, 72enne. Poi la richiesta di aiuto ai vicini e l'abbraccio alla donna sino all'arrivo delle forze dell'ordine. La coppia era unita ormai da mezzo secolo e proprio in questi giorni avrebbe festeggiato l'anniversario di matrimonio. Non aveva figli e da qualche anno faceva i conti con la malattia degenerativa che affliggeva la donna. Era una coppia unitissima e questo, insomma, questo ve lo posso confermare e quindi è veramente un dramma. In Casentino invece un 42enne è stato sorpreso con dosi di marijuana e cocaina nelle tasche e poi 195 euro di banconote di piccolo taglio. Tanto è bastato per spingere i carabinieri della compagnia di Bibbiena a fare ulteriori accertamenti. Così i militari hanno arrestato l'uomo incensurato e domiciliato a Bibbiena per il reato di detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione presso l'abitazione ha portato alla scoperta di altra droga ancora suddivisa in dosi e sequestrato anche materiale da taglio e strumenti per il confezionamento ed un bilancino di precisione. E adesso la pagina della politica. Alle 15 si sono chiuse le urne e Cortona ha scelto con il ballottaggio il primo cittadino dei prossimi 5 anni con un'ottima affluenza al voto nonostante il secondo turno di votazione. Con il 60,65% dei consensi Luciano Meoni stravince a Cortona in questo turno di ballottaggio e dunque si conferma primo cittadino. Sì, molto importante che ci accolla una responsabilità altrettanto importante, ma noi punteremo a fare, diciamo così, il nostro impegno e quindi va bene così. Siamo nell'area di centrodestra e vogliamo essere coloro che, come dire, daranno un contributo per sostenere ancora il centrodestra, perché i partiti sono fondamentali per la democrazia. Poi ci sono gli uomini che conducono i partiti che a volte fanno degli errori, come è successo a Cortona. Meoni, candidato civico, non era appoggiato al primo turno dalle forze di centrodestra. Andrea Vignini, invece, era appoggiato dalle forze di centrosinistra e al secondo turno si è fermato al 39,35%. Davanti a noi 5 anni di un'opposizione dura e senza sconti, ma anche disponibile a convergere con le proposte della maggioranza qualora le giudicassimo favorevoli per la popolazione cortonese. Per quanto riguarda me, invece, il mio ruolo sarà quello di mettere la mia esperienza a disposizione di una nuova generazione di politici e amministratori di sinistra che possano fare meglio di quanto ho saputo fare io questa volta e magari contendere la vittoria di questo comune appunto fra 5 anni. Sempre a Cortona il combinato disposto tra maltempo e cantiere per la sostituzione della copertura ha causato disagi alla scuola Pagliotti di Terontola.
È stata così firmata un'ordinanza con cui si dispone la chiusura dell'edificio in questi giorni ancora frequentato dagli alunni della scuola dell'infanzia. I problemi sono stati riscontrati questa mattina prima dell'ingresso. La ditta esecutrice dei lavori è impegnata nel ripristino delle aule, oggetto di infiltrazioni di acqua piovana al piano terra e parzelli di stacco del controsoffitto al primo piano, con l'obiettivo di riaprire quanto prima la struttura. Stamani, dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici, sono rientrate invece pienamente in funzione le cucine del punto cottura di Terontola che si trovano nello stesso edificio. Ed ad Arezzo invece il prossimo giovedì alle 14 torna a riunirsi il Consiglio Comunale, come sempre con una diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube dell'amministrazione comunale. Dopo le tradizionali interrogazioni e la votazione della variazione di bilancio sono previste l'istituzione della figura del garante dei diritti degli operatori del sistema penitenziario e delle persone private della libertà personale ed ancora due pratiche urbanistiche, mozioni ed atti di indirizzo. Voltiamo pagina adesso, è stato infatti durante l'ultimo Privacy Day ospitato ad Arezzo che si è parlato di un importante passo in avanti riguardo la protezione dei dati per i proprietari di animali, un focus tra esperti legali e mondo veterinario. Questo progetto che nasce con i veterinari, ecco, da che cosa parte? Allora, questo progetto è il codice di condotta per i veterinari, in realtà sono due codici, uno per gli ordini dei veterinari di tutta Italia e l'altro è per le strutture veterinarie, quelle medio-piccole fino alle grandi ovviamente. Nasce dall'esigenza di trattare in maniera corretta i dati personali degli iscritti agli ordini, ma anche dei proprietari degli animali, perché come vediamo anche dalla cronaca ci sono varie vicissitudini, no? E quindi è molto importante che vengano trattate ai sensi del GDPR. Siccome l'ambiente medico fa sempre un po' fatica con questo, fortunatamente sono stata coinvolta nel tavolo tecnico, quindi ci sono voluti 2 anni per arrivare a questo codice. In realtà stiamo aspettando l'approvazione del garante, però perlomeno è quasi finito, cioè la bozza è finita. È ovvio che dobbiamo farlo sempre in un'ottica di attenzione alle procedure, perché poi con le nuove applicazioni, l'intelligenza artificiale, non si può prescindere dalla privacy. Ci sono tante problematiche, dal web scraping, insomma è un mondo che si sta ampliando a dismisura. Il garante per la privacy vuole sempre di più dai titolari, i consulenti o i data protection officer pronti non siamo tantissimi, ce ne sono tanti buttati là, diciamoci la verità, e di conseguenza il livello si deve alzare, ma molto. Estetiste ed acconciatori, parte la campagna anti-abusivismo di Confartigianato e CNA, patrocinata dal Ministero. Nel nostro paese l'abusivismo nel settore dei servizi alla persona è in continua crescita con un tasso di irregolarità del 27,6%. Si tratta del valore più alto tra i vari settori e supera di gran lunga il tasso medio nazionale che si ferma al 14,4%. A lanciare l'allarme sono le associazioni artigiane Confartigianato e CNA. Tale fenomeno, proseguono, è stato aggravato dalle conseguenze della pandemia Covid-19. Si aggiunge al quadro il recente proliferare di piattaforme online che operano indisturbate, proponendo prestazioni a domicilio o addirittura in forma ambulante, senza curarsi dei limiti imposti dalle normative di settore e dai regolamenti comunali. Per sensibilizzare la popolazione sull'importanza di affidarsi esclusivamente a imprese regolari e professionisti qualificati, Confartigianato e CNA hanno così realizzato una campagna di comunicazione congiunta patrocinata dal MIMIT, che intende porre al centro la tutela della salute dei cittadini, garantita principalmente da servizi sicuri e di qualità. La concessione del patrocinio da parte del Ministero è motivo di grande onore per noi, spiegano all'unisono i presidenti delle associazioni artigiane. Rappresenta un importante riconoscimento al lavoro che le nostre associazioni stanno conducendo su questo tema a livello nazionale e territoriale. Una battaglia, concludono, che richiede uno sforzo straordinario e congiunto nella lotta al dilagare di un fenomeno inaccettabile che danneggia cittadini, lavoratori ed imprese.
Adesso un'ampia pagina dedicata alla giostra della Saracina o Porta Santo Spirito si è portata a casa la Lancia d'Oro della 145esima edizione, raggiungendo la vetta dell'Albo d'Oro con 40 lance. Si conta fino a 40 per il quartiere giallo-blu che si è aggiudicato la 145esima giostra del Saracino, arrivando appunto a 40 vittorie, una giostra dove non sono mancati i colpi di scena. Il primo imprevisto è stato per Porta Crucifera. Dietro la lunga attesa che ha preceduto la prima carriera c'è stato un problema per un cavallo che aveva perso il ferro dello zoccolo. Le prime carriere hanno portato agli spareggi Porta del Foro, Porta Santo Spirito e Porta Crucifera con 9 punti ciascuno. Porta Sant'Andrea è uscita dalla gara con 8 punti. I colpi di scena sono stati proprio negli spareggi. Nella prima carriera Porta del Foro con Davide Parzi ha spezzato la lancia. In questo caso il punteggio raddoppia, ma un misero 2 ha consentito ai giallo cremisi di portare a casa solo un 4. Altro colpo di scena per Porta Crucifera. Lorenzo Banneschi marca un 5, ma la sua carriera è troppo lenta e quindi i punti diventano 3. Scende sulla lizza Gian Maria Scortecci per Porta Santo Spirito, che replica il 5 da manuale della prima carriera e la piazza esplode. Io avevo la testa qui da un po' di giorni, da qualche mese a dire la verità, insomma, settembre. L'anno scorso non l'ho mai nascosto, è stata una delusione. E quindi quello che ci potevo mettere era la... così, di fare un regalo al mio quartiere. Elia, qual è l'emozione di contare fino a 40? Ma è l'emozione di tutte le volte, è bellissimo, finalmente siamo tornati a vincere e l'abbiamo fatto nella maniera che volevo di più, con un riscatto da parte di Gian Maria, perché so quanto ci ha lavorato e ne aveva bisogno e sono contento così. La sensazione è bella, insomma, è bella, è sperata. E come ho detto prima, il merito di tutto un quartiere che lavora tutto l'anno perché avvenga tutto questo. Oltre chiaramente a due dei giostratori più forti che abbiano mai solcato questa lizza, insomma. Quindi la dedico al popolo giallo-blu, la dedico a Ezio Edo Cuori, ok? È un pensiero importante, va a Suero Pieraccini, che è stata una persona che ha voluto bene alla giostra, senza se, senza ma. Il quartiere della Colombina raggiunge la vetta dell'Albo d'Oro con 40 lance. Questa è quella del riscatto e per gli aretini una delle più belle, perché è dedicata all'illustre concittadino Giorgio Vasari. Ebbè, 450 anni dalla morte hanno reso possibile questo anno dedicato a Vasari, e a cui ha partecipato veramente tutta la città. Io sono rimasto stupito, ma molto soddisfatto, molto felice da sindaco, e quindi è stato un bene averla dedicata, è stato un bene averla fatta fare a frangi. Per questa edizione la consegna della lancia è tornata sotto la tribuna a scortare il trofeo gli uomini dell'agenzia Ombra. Vediamo com'è andata. Sono stati gli operatori di Ombra, assieme alle forze dell'ordine, a gestire il momento delicato della consegna della Lancia d'Oro per la 145esima giostra del Saracino. Una modalità nuova che dunque ha visto abbandonare definitivamente la consegna sul balcone e tornare a quella dalla tribuna A, anche se con alcune differenze. Dal momento della proclamazione alla consegna da parte del primo cittadino al rettore del quartiere vincitore è intercorso l'inno Terra d'Arezzo. L'anno scorso era vicino alla colonna infame, quindi un reperto storico importantissimo che adesso è in ristrutturazione, però era molto critica la posizione perché era proprio accanto al palco, quindi poteva avvenire qualche scalmanato, qualche tifoso tra ferruglio, e allora la colonna poteva scedere. Mentre invece qua si espone in maniera lineare il servizio come di fronte alla colonna infame dell'anno scorso, assieme alla Polizia Municipale ovviamente, che sono preposti alla protezione. Una settimana intensa comunque per chi si è dovuto occupare di sicurezza a 360 gradi, e a settembre si replica. Sì, è stata dura da un punto di vista organizzativo perché ci sono alcune varianti anche, però la nostra presenza è capillare in ogni settore. Abbiamo dovuto
fare alcune aggiunte di personale proprio per andare a coprire delle parti che, stando a quelle che sono stati gli studi del piano di sicurezza, sembravano un pochino più critiche. Ci sono delle zone durante la sfilata che si prestano molto a imboscate verbali, diciamo, chiamiamole così, più che fisiche, però molestano e disturbano i cavalli e di conseguenza potrebbe anche accadere qualcosa di poco piacevole. È stato tutto contenuto nel migliore dei modi perché eravamo preparati, quindi insieme con le forze dell'ordine abbiamo tenuto botta, come si suol dire. E anche quest'anno il cosiddetto dottore del Buratto, che negli anni ha dato qualche grattacapo in prima linea per il buon funzionamento dell'automa sfidato dai giostratori. Non è certo un aspetto secondario quello del buon funzionamento dell'automa che raffigura il re delle Indie, il Buratto, per la buona riuscita della giostra del Saracino. Nella storia della manifestazione ci sono momenti in cui davvero ha fatto venire i capelli bianchi. I capelli bianchi li avevo già, però me l'ha fatti venire all'inizio perché non conoscevo le problematiche che poteva dare sto Buratto internamente. E poi piano piano c'erano sempre persone, io farei qui, io farei di là, io farei di sotto, però nessuno faceva niente. Alla fine ho detto faccio da me. Ho un pochino, adesso si dice tribolato, però insomma per arrivare ai risultati poi sono stati perché io sono anche un po' testato, insomma lo sapete. Enzo Scartoni, ormai da 10 anni il dottore del Buratto, si occupa proprio di questo. Un artigiano, un imprenditore orafo di lunga esperienza che mette a disposizione della manifestazione le sue capacità. È un ruolo molto importante, quest'anno sono 10 anni, ormai mi sono preso questo impegno, no, me l'hanno dato veramente, che non l'avrei preso, no, però sono contento di essere arrivato dove sono arrivato, c'è stato sempre un impegno, c'è stato sempre un... cioè un'accortezza, tutte le volte viene controllato. In epoca di intelligenza artificiale, le mani di un artigiano superano l'intelligenza artificiale. Qui ci vuole, c'è una meccanica dentro complicatissima. Una meccanica deve essere perfetta perché sul cartellone fa 3 cm e dove sgancia sono 3 mm. Ma 3 mm devono essere 3 mm perfetti. Qui ci vuole... la passione, penso, capacità e passione. Artigiano 1, intelligenza artificiale 0. Sì, però diciamo così. Però. Neanche non ci ho capito niente con l'intelligenza artificiale, perché era meglio se la davano un pochino più a quelli che non ce l'hanno. Però esatto, sono d'accordo con lei. Però non lo so. A Civitella in Val di Chiana proseguono le commemorazioni dell'80° anniversario della strage nazifascista del 29 giugno 1944 a San Pancrazio, Corni e Civitella, appunto. Venerdì 28 giugno alle 21.15 in piazza Don Alcide Lazzari, un concerto nell'ambito del progetto Mamma Musica Arte Memoria tra Italia e Germania. Un progetto culturale di internazionalizzazione di notevole importanza che vede appunto la creazione dell'ensemble giovanile italo-tedesco. E la musica torna protagonista sempre in Val di Chiana anche con la 12ª edizione del Festival Suoni dalla Torre, in programma presso la Torre, il centro storico di Marciano, nel fine settimana che va dal 12 al 14 luglio. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del genere, non solo, è un'occasione unica per immergersi nelle sonorità affascinanti di epoche passate, ma ancora in grado di essere interesse di un proficuo rapporto con il contemporaneo. E sempre in Val di Chiana si archivia con un successo la Notte Romantica, l'iniziativa che si è svolta in contemporanea in decine dei borghi più belli d'Italia, tra cui la perla della Val di Chiana, Lucignano. Anticipata dal vernissage di Anemos, la mostra personale di Caporali, che fino al 4 agosto 2024 sarà ospitata nella Sala Don Enrico Marini e dal Museo Comunale di Lucignano. La serata è culminata con il concerto del quartetto Euforia. E restiamo in Val di Chiana, torna domenica 7 luglio il cammino della traslazione.
torna domenica 7 luglio a Monte San Savino, in particolare alle Vertighe, il Cammino della Traslazione, un pellegrinaggio escursione di circa 29 chilometri che si svolge in gran parte su strade bianche e sentieri boschivi tra Asciano e il Santuario di Santa Maria delle Vertighe. Quest'anno è la 7ª edizione. L'evento si svolge proprio il 7 di luglio, data nella quale, secondo la tradizione popolare, nell'anno 1100 una cappella in pietra con l'immagine sacra della Madonna fu trasportata dagli angeli dalle campagne di Asciano fino sul colle delle Vertighe per evitare un fratricidio per motivi di eredità. L'antica leggenda è rappresentata nel rosone collocato sulla facciata del santuario e in un affresco interno, riportata da varie fonti bibliografiche. Al di là della leggenda, è fuor di dubbio che il santuario di Santa Maria delle Vertighe sia da secoli al centro di una devozione e di sentimenti popolari molto forti, anche in virtù del fatto che dal 1964 la Madonna delle Vertighe è stata dichiarata patrona dell'Autostrada del Sole. L'aperitivo d'estate alla Fortezza Medicea di Arezzo è stato posticipato a martedì 2 luglio a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni. L'evento, originariamente programmato per martedì 25 giugno, si terrà dunque tra una settimana, sempre con l'obbligo di prenotarsi nuovamente. L'evento è in programma dalle 18 alle 23. E adesso la pagina dello sport, ancora un colpo di mercato per l'Ames Scuola Basket che ha ingaggiato Giacomo Scortica, che andrà a far parte della rosa a disposizione di coach Fioravanti. Proviene da Campli, dove ha disputato un'ottima stagione in Serie C, in cui ha viaggiato ad oltre 20 punti di media a partita in una squadra che ha raggiunto le semifinali playoff. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.